Vediamo, io sinceramente faccio così anche per distruggerle meglio le perline, così almeno diamo una mano. Cioè io devo pur faticare a farle scendere. È un fai da te. Avete presente Giovanni Mucciaccia? È un fai da te. Ma veramente, la cannuccia nel latte. Non c'ero arrivata. E ciao a tutti ragazzi, io sono Gilda Fashion e benvenuti in questo mio nuovo video recensione slash unboxing. Questo perché ho qui qualcosa tra le mani che contiene anche una bella sorpresina. Ovviamente avremo tre sorpresine in tutto perché qui ci sono tre pezzi che conte cos'è che può contenere la Polar sorpresa? Ta-da-da-da! Cosa sono questi ragazzi? Questi ragazzi, come potete notare, sono le cannucce che danno sapore al vostro latte dei polaretti della Dolphin. Abbiamo quello alla fragola, quello al cioccolato e quello al biscotto. Ora, io non so se effettivamente è una novità a tutti gli effetti oppure se c'è stata anche altri anni. Fatto sta che l'ho vista solo adesso. Anzi, avevo visto prima i cremosini che ho già, diciamo, recensito con voi. E quindi, se ve lo siete perso, vi lascio qui in info box, diciamo, il link diretto del mio video, sia quello dei polaretti normali, quindi i ghiacciolini classici, dove ho fatto la recensione, dove vi ho detto qual è il gusto che mi è piaciuto di più. Dove praticamente ho recensito i cremosini e ovviamente questo qui sarà quello delle cannucce. Sì, briciola, potresti non dare il tuo fondoschiena se devi. Se devi salutare, almeno saluta per bene, non dare il fondoschiena. Vieni a dare baci fashion, cioè più che altro baci canini, baci briciolosi. Amore della mamma, guarda come sei bello e sexy. Oddio, sto impazzendo. È che io amo troppo il mio cane. Per me è affascinante, è dolce. Sì, dico sempre, ok, mi sento subito a Parigi, la città dell'amore, la cité dell'amore. Ok, basta, si sta annoiando. Non è per te. Il cibo non lo annoia mai. Allora, io qui mi sono preparato un bel bicchiere di latte. Prendete quello che volete, però se volete il mio consiglio, io non avevo il latte quello normale in casa, ho preso quello di mandorla, tanto non è tostato questo qui e quindi la mandorla si sente poco niente, in realtà è acqua fresca ugualmente. Però se voi avete, diciamo, il latte parzialmente scremato, intero, quello classico, usate quello perché almeno non vi alter, diciamo, non vi altera il gusto poi di queste cannucce e potete quindi capire proprio al 100% il gusto che vi può piacere di più. Però io che ho un palato particolarmente fino, diciamo che riesco a riconoscerlo comunque. Però prima, se ancora non l'avete fatto, prima di iniziare ovviamente, vi ricordo gentilmente di iscrivervi al mio canale, pigiare sul tasto della campanellina dei polaretti, è un'idea Dolphin, ok? Lasciatemi un like di supporto, commentate se volete che vi saluti nel video di domenica prossima e se volete aiutarmi a sostenere il mio canale, quindi se volete aiutarmi a sostenere il canale, gentilmente potete condividere con chi volete i miei video, ma adesso sigla! Allora ragazzi, io partirei con quello che secondo me dovrebbe essere il classico. Voi dite, ok, il biscotto per ultimo. Gusto cioccolato o gusto fragola? Sono entrambi due classici. Però secondo me il cioccolato è ancora più classico. Il cioccolato ovunque, biscotti, cioccolatini, tutto. La fragola invece già è diverso. Io dici forse più dolce, perché dipende. Vediamo se questo cioccolato sarà più tendente, diciamo, tenderà più ad un gusto fondente oppure più come il Nesquik, più dolce. Vediamolo subito. Io inizierei quindi con questo e vediamo ovviamente la Polar sorpresa. Qua dice eco cannucce. Eco, buona sta cosa. Sono sette cannucce con polar sorpresa, senza glutine, senza conservanti, senza coloranti. Si chiamano esattamente Magic Milk. Ovviamente la stessa cosa vale anche per questi due. Iniziamo con quello al cioccolato. Come gustare i polaretti Magic Milk? Metti la cannuccia nel latte. Ma veramente! La cannuccia nel latte. Non c'ero arrivata. Ci hanno messo persino le istruzioni. Come mettere la cannuccia. Vabbè. Io non ho parole. Uno, due. Oddio, l'ho già rotto. Va bene. Lo facciamo dall'altro lato. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Polaretti, venite a me. Io voglio il pinguino. Vediamo. Giustamente, queste sono proprio. Oddio, sono proprio di plastica dura. Cioè, giustamente, come me lo dovevo aspettare.
Io abituata a quelle più sottili. Che carina! Ah, ho capito, non devo tagliare. Non devo tagliare, cioè dovrei. Ci sono dei buchetti, devono soltanto dare sapore. Piano piano dovrebbe sciogliersi nel latte. Cioè, non sono sigillati nel senso che devo tagliare questa parte. Penso che vedete che ci sono dei buchetti. Bisogna metterla direttamente così. Allora, facciamo così: iniziamo da quella al cioccolato. Prendiamone una. Ce ne sono sette dentro, sono tutti uguali. Ora prendiamo il mio bellissimo bicchiere di latte. E andiamo a vedere com'è. Ovviamente non mi sono dimenticata della Polar Sorpresa. Questa la vediamo dopo. Prima vediamo com'è quella al cioccolato. Poi vediamo la sorpresina. E poi proseguiamo nello stesso, diciamo, nello stesso senso. Da questo lato o dall'altro penso sia uguale. Intanto mischiamo un po'. Vediamo. Guardate ragazzi come diventa la cannuccia. Iniziano a vedersi tipo questi puntini. Oddio, fa un po' impressione, però vediamo che bu se è buono. Mischiamo, vediamo se si scioglie qualcosa. Ok, e uno, e due, e tre. L'unica cosa che, avendo questi buchetti, cioè fa un rumore strano la cannuccia, vedi, sentite? Ma è così che funziona. Boh. Sentite, dà di cioccolato. Però non capisco se è giusto il modo in cui lo sto succhiando il latte, cioè sorseggiando. Oppure se questo è il mio rossetto, non vi spaventate. Oppure se è proprio così. Vediamo, ancora c'è un motivo se hanno scritto le istruzioni dietro. Metti la cannuccia nel latte, preferibilmente tiepido. E certo, perché diciamo il prodotto si deve sciogliere. Eh sì, a me è normale, temperatura ambiente. Dai, la prima sorsata e mescola il latte con la cannuccia per compiere la magia. Ah, quindi devo mischiare dopo che ho succhiato. Ho capito. Forte, solo che ovviamente a me il latte non è proprio bollente. È a temperatura ambiente. Va bene, gustalo tutto. Beh, certo, non mi faccio mancare niente. Provala anche con la bevanda a base vegetale, soia di riso, quello che preferisci. Ah, quello ho fatto bene, latte di mandorlo. Ok. Va bene. Vabbè, era più che altro per essere più obiettivi. Comunque, io ho imparato fine. Allora, hanno detto, fare così. È vero! Una volta che si dà il primo sorso, poi si mischia. Quando si va di nuovo, diciamo, a risorseggiare, il cioccolato diventa una cosa spettacolare. Vedete? Vedete adesso? Guardate! Assurdo, è bellissima sta cosa. Io pensavo che il latte diventava cioccolatoso, invece è proprio nella cannuccia in sé la magia. Io pensavo che la cannuccia dovesse rilasciare qualcosa nel latte proprio. Allora, ragazzi, secondo me il cioccolato merita un 8 pieno. È buonissimo, è dolce, non è tendente al fondente. È tipo più, è più tendente tra, è una via di mezzo tra Nesquik e un cioccolato comunque dolce, non fondente. È piacevolmente dolce, non è nauseante. Sinceramente, ragazzi, un bel 8 pieno. E non lo sto manco bevendo tanto tanto tiepido. Cioè, più temperatura ambiente, più freddo, insomma. Ora, raga, ditemi quello che volete, ma io in estate non riesco a bere latte caldo. Io adesso sicuramente per assaggiare gli altri due prenderò l'altro latte, perché sennò ovviamente i gusti si mischiano. E poi mi confondo, le mie papille gustative poi si confondono. Come vedete, la cannuccia si è svuotata, è rimasto soltanto il pezzettino di sotto che vedete scuro, quello è il cioccolato che è rimasto. Buono, però molto delicato, cioè, allora, come gusto, 8. Come gusto, inteso proprio come gusto al cioccolato, questa cannuccia come gusto al cioccolato, 8. Però penso che in generale, a tutti e tre i gusti che assaggeremo, quindi nel complesso, non è soddisfacente, nel senso che comunque, cioè, per dire,
è finita, però alla fine non ho capito che cosa c'è. Sì, un po' di dolcezza, però. Cioè, tutto quello che c'era qui vi sembrerà impossibile, insomma, che tutto quello che c'è qui me lo sono mangiato. Cosa ho preso? Non è soddisfacente. Però, come gusto, quando arriva quella dolcezza di cioccolato, voi dovete dare un voto. 8, io do 8. Ok, ora scopriamo la polar sorpresa e poi passiamo alla fragola. Che cosa ho trovato? Che cosa ho trovato? Che cos'è? E che è? Un altro sticker, un altro tatuaggio? Ah, un adesivo! Stavolta è un adesivo! Ah, finalmente si sono decisi. Perché i tatuaggi non me li posso fare. Però l'adesivo è bello. Che carino! Guardate che bello, si chiama Po 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 Po. Ah, quello che canta Po 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 Polaretti. Oh, già Polarettilandia. Vedete che carino. È un adesivo. Che carino. Lo attaccherò da qualche parte. Non so dove, però lo attaccherò. Bellissimo, ragazzi. Io ora passerei. Scusate che cambio bicchiere con un altro latte, diciamo nuovo, tra virgolette. E assaggiamo quello alla fragola. 3, 2, 1. Ed ecco qui, ragazzi. Preso altro latte e adesso assaggiamo quelli alla fragola, ragazzi. Come saranno? Come saranno? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Polaretto, vieni a me. Questa volta vediamo prima la sorpresa. Va bene. Dove sta la sorpresa? L'ho trovata sotto sotto, ragazzi, sotto sotto. Vediamo che cos'è. Vediamo che cos'è. Non è un doppione. Che carino questo adesivo! Guardate che bello! Bello, vero? Lo voglio aprire. Così lo vedo anche meglio. Più liscio. Vediamo. Che carino! Che carino! Somiglia a qualcuno questo pinguino. Quanti ricordi! Non lo so, a chi somiglia questo pinguino? A chi può somigliare? Carino, col papillon. Va bene. E adesso andiamo con quello alla fragola. Che bello, che bel colore, rosa, rosa, adoro, top, se mi stai seguendo, top. Bene. E uno, e due, e tre. Allora, un sorso. Adesso mischiamo. Anche la fragola non è male. Vediamo. Io sinceramente faccio così anche per distruggerle meglio le perline. Così almeno diamo una mano. Cioè io devo pur faticare a farle scendere. È un fai da te. Avete presente Giovanni Mucciaccia? È un fai da te. Allora. Buono! Mi sa che è ancora più buono del cioccolato, raga. Però vi avverto, è molto più dolce del cioccolato, quindi a chi magari chi si nausea facilmente, no. Altrimenti pericolosoni come me. Top. Adoro. Però di mezzo punto in più. Quindi se ho dato 8 a quello al cioccolato, la fragola 8 e mezzo. E adesso assaggiamo quello al biscotto. Un attimo che cambio latte di nuovo. Questa volta me lo metto più tiepido. 1, 2, 3. Allora, chi è curioso di capire com'è quello al biscotto? Perché diciamoci la verità, un po' il cioccolato, la fragola, abituati anche al sapore del milkshake del McDonald's, diciamo, una minima idea ce la siamo fatta. Ma quello al biscotto? E uno, e due, e tre. Biscottino, vieni a me. Questi si sono aperti bene. Vediamo, prima assaggiamo quella polar sorpresa. Oddio, che bello, è come nella figura. Il colore è misto. Vabbè, il cioccolato è marrone, la fragola è rosa. Il biscotto, come potete vedere, sono varie sfumature di marrone. Bene, immergiamo. Mescoliamo comunque anche prima per sicurezza. Tac,
tiriamo. E mescoliamo ancora. Io ho la strana sensazione che il biscotto in sé, già noi lo tendiamo, diciamo, a inzuppare normalmente nel latte, quindi forse quello è quello che si scioglie più facilmente rispetto alle perline di fragola e di cioccolato, che ho dovuto un po' più ricreare in maniera ancora più chimica. Secondo me il biscotto che ci vuole, cioè il biscotto è biscotto alla fine. Vediamo come sarà come gusto, però. Vediamo. Avete presente quando inzuppate nel latte i classici biscotti, quelli, non mi viene il nome, quelli tondi con le righe sia, diciamo, verticali che orizzontali, tutti incrociati così, cioè orizzontali e verticali a cerchio, i classici, proprio il biscotto più semplice del mondo, da di quello. Da proprio del biscotto inzuppato. Però quello tipo alla panna, quello semplice, non al cioccolato, le gocciole, no. I classici biscotti, però manco quelli che non danno di niente, cioè non quelli, per intenderci, dei bambini, cioè non i plasmon. Però voglio dire, il biscotto quello, non mi viene il nome, quello tondo con le righe orizzontali e verticali, proprio che hanno queste strisce così, il classico biscotto bianco, quello tondo, di quello da. Allora, mi piace di più la fragola del biscotto, devo essere sincera. E qua però biscotto è... Forse il biscotto tende un po' a nauseare. Cioè, non lo so, ti dà quella sensazione di sazietà di più rispetto al cioccolato. Ok, io un'idea me la sono fatta. Allora, personalmente vince la fragola con 8,5. Il cioccolato e il biscotto, allora, come gusto deciso... E che secondo me non sia nauseante, metto più il cioccolato al secondo posto con un 8 e al terzo il biscotto con un 7,5 pieno, 8 meno un quarto, 7,5, cioè se la giocano. Però come particolarità il biscotto vince, perché effettivamente non ti aspetti di sentire davvero il biscotto, lo senti veramente, chiudi gli occhi, è come se stessi inzuppando un biscotto, è proprio quello il gusto. Quindi come particolarità ovviamente vince il biscotto, però come gusto vince la fragola. E questa era la mia classifica, ragazzi. Vi faccio vedere, sì, non mi sono dimenticata, vi faccio vedere anche la Polar Sorpresa. Vediamo un attimino. La Polar Sorpresa. È uscita! È nato! Che è nato? Che carino! Adesso ve lo faccio vedere meglio. Che bello questo pinguino. Pingo, 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 pingo. Mi piace un sacco Pingu. Ho sempre adorato quel cartone animato. Quel cartone animato, scusate, ogni tanto parlo più veloce del solito. Forse dopo che ho mangiato, non so perché. Che carino. Che bello. Che bello. Adoro. Però questo pinguino è più affusolato. Il ragazzone mi piace. Guardate che carino. È bello, molto bello, mi piace un sacco. Aspettate che metto meglio a fuoco. Bello, veramente. Quindi questi sono gli adesivi che abbiamo trovato. Questa volta vi ricordo che non sono tattoo, ma nelle cannucce qui si trovano gli adesivi. Fatemi sapere gentilmente, per chi lo sapesse già, giù nei commenti, se sono io che li ho trovati adesso e quindi è soltanto una novità per me, o se ce li avevano già fatti anche altri anni queste cannucce. Comunque vi do un consiglio in generale: cercate di, se le prendete queste cannucce, di, diciamo, usarle, utilizzarle con il latte più tiepido che freddo, cioè se è caldo è meglio perché si scioglie subito. Però a livello di soddisfazione non è molto soddisfacente, perché tu dici, cioè, che cosa ho bevuto? Cioè, è buono, ma dura un attimo, ecco. Allora, questi sono gli adesivi. Guardate che carini. Che belli. Se non avete tante pretese, consigliatissime queste cannucce. Bene ragazzi, questo video finisce qui. Io vi invito gentilmente ad iscrivervi al mio canale, pigiare sul tasto della campanellina, din 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 din, e poi lasciarmi un like di supporto, un commento se volete che vi saluti nel video di domenica prossima.
E mi raccomando, condividete i miei video per aiutarmi a sostenere il canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio immenso e un bacione dalla vostra Gilda Fashion.